Erano circa in 100 a protestare ieri pomeriggio contro l'inizio dei lavori per l'impianto di compostaggio. Erano presenti, oltre al comitato No Impianto di Compostaggio, fautori del sit-in ed esponenti politici locali, anche le forze dell'ordine per impedire che la manifestazione potesse degenerare. Stare calmi e tranquilli, fare giusto un po' di movimento. Sappiate che noi non possiamo andare dal lato dove stanno lavorando, perché purtroppo hanno tutte le concessioni che i nostri amministratori hanno già dato. Allora, andando da quella parte, ci andiamo a mettere nei guai, e noi guai già ce ne abbiamo tanti, che è quello che ci stanno già proponendo. Evitiamo, perché abbiamo delle famiglie, e tutti abbiamo famiglie, del comitato. Senza di voi non fa niente. Abbiamo avvisato stamattina gli amministratori, perché ci avevano promesso, giorni prima della causa che c'è stata il 18, che non succedeva niente, che i lavori non iniziavano. Invece stamattina abbiamo trovato la calza della Befana. Ancora una volta ci stanno fregando. Allora cerchiamo di passare parole, da soli non possiamo fare niente. Passate parola. Ascoltiamo ora il consigliere dottore Polito. Oggi siamo qui un bel gruppo di persone di Ecchie che si è mobilitata perché stamattina sono iniziati i lavori per l'impianto di compostaggio, così come stabilito dal TAR. Sappiamo benissimo che i lavoratori della ditta stanno facendo il loro dovere. Noi auspichiamo che vengano qui le autorità politiche a spiegarci cosa intendono fare dal punto di vista amministrativo, cosa intendano fare per bloccare questo impianto. Sembra che nessuno si presenti qua, eppure ce ne sono due, uno facente funzione e l'altro eccetera eccetera. Perché non vengono qui? Io come dire, spero che vengano qui a discutere con la gente, tra la gente, e spieghino cosa vogliono fare. Perché qui la gente, la popolazione, come è stato ribadito in più circostanze, questo impianto non lo vogliono. Non lo vogliono.